discariche e depositi più o meno improvvisati di materiali inerti, ne è piena l'Aquila post terremoto. Ora in alcuni dei tanti siti che si incontrano per le strade della città spunta anche l'amianto. Il ministro dell'Ambiente Prestigiacomo il 26 marzo scorso indicò il cronoprogramma con il quale il governo avrebbe proceduto alla ripulitura del centro storico, delle periferie e delle frazioni, con l'ausilio di esercito, vigili del fuoco e azienda municipalizzata dei rifiuti. La cava ex Teges, nei pressi di Paganica, unico sito di stoccaggio temporaneo tuttora funzionante, si andava piano piano riempiendo dei due depositi che avrebbero dovuto aprire per far fronte all'emergenza macerie a Bazzano e a Bariciano. Non si è saputo più nulla. Di certo c'è il fatto che non sono ancora attivi. La tempistica indicava per i primi giorni di aprile la loro entrata in funzione. Intanto la ricostruzione cosiddetta leggera, che molto lentamente e fra mille difficoltà prende avvio, produce materiali edilizi di scarto che finiscono ai bordi delle strade o in terreni incolti ai margini dei centri abitati. I cumuli di macerie prodotti dai primi abbattimenti degli edifici irrimediabilmente danneggiati dal terremoto restano al loro posto, come nel caso di questa vecchia officina demolita da mesi. Questo è ciò che resta della struttura, cioè di tutto, vetro, plastica e il tossico amianto, tutto rigorosamente indifferenziato e a due passi da abitazioni e esercizi commerciali.